L'ultima grande impresa di Roberto il Guiscardo fu la campagna contro l'impero bizantino, che rappresentò anche un importante tavolo di trattativa con i suoi vassalli ribelli. Nei disegni del Normanno c'era la conquista del trono di Bisanzio, che egli legittimava con la recente deposizione nell'anno 1078 di Michele VII, il cui figlio Costantino era stato promesso a sua figlia Olimpia. La spedizione partì nel maggio del 1081. Roberto salpò da Brindisi con un esercito di 16.000 uomini e in ottobre inflisse una dura sconfitta all'imperatore bizantino Alessio, alleatosi alla Repubblica di Venezia, nella battaglia di Durazzo, e si impadronì di Corfù. Ma il precipitare delle vicende italiane lo costrinse a sospendere temporaneamente la campagna. La campagna orientale di Roberto termina con la conquista della città di Castoria, dove si stabilì per riorganizzare le forze, mentre l'imperatore Alessio si stanzia a Salonicco. Nel frattempo in Puglia scoppiano rivolte, costringendo il Guiscardo a tornare a casa per sedarle. Contrariamente a quanto avrebbe voluto suo padre, Boemondo non punta diritto su Salonicco, ma parte alla volta di Ioannina, capitale dell'Epiro. Passando per la Tessaglia si aggiunsero al suo esercito combattenti locali, che erano in disaccordo con l'imperatore, irritati dalla pesante tassazione da questa imposta e dalla dilagante corruzione. Pertanto fecero causa comune coi normanni. Alla fine di aprile l'esercito di Boemondo aveva raggiunto la capitale, che si arrese, e nel frattempo Alessio era ritornato a Costantinopoli per riorganizzarsi, ritornando ad affrontare i normanni con un nuovo esercito nel corso dell'estate. I due eserciti entrarono in contatto per affrontarsi poco fuori Ioannina. L'imperatore conosce la potenza della cavalleria normanna, a cui vuole contrapporre uno squadrone di carri da guerra, tenuti ben nascosti dietro una prima linea di fanti. L'intenzione era far credere ai normanni che non vi fossero che fanti ad affrontare, pertanto attirare i normanni ad una carica centrale. A questo punto la linea di fanteria si sarebbe aperta, lasciando via libera i carri che avrebbero avuto la meglio sulla cavalleria nemica. Almeno questa era l'idea. Nei fatti però Boemondo avanza con il grosso dei cavalieri al centro e lascia due piccole ali con il compito di prendere il nemico ai fianchi. Presi di sorpresa, i bizantini indietreggiano, subendo una disfatta. Ioannina rimase nelle mani dei normanni. Umiliato, Alessio fece ritorno a Salonicco, consolidando le sue forze e confiscando tutto quanto utile alla causa guerriera per assoldare mercenari dalla Birmania. Boemondo fa rotta su Arta per cingerla d'assedio, cui i due eserciti si fronteggiano nuovamente. Alessio ha sempre il problema di bloccare la cavalleria normanna e mette in prima linea delle trappole per cavalli, ben nascoste nell'erba alta, dinanzi alla sua fanteria, mentre la cavalleria bizantina avrebbe poi potuto avere la meglio su un nemico che nei piani avrebbe dovuto rimanere impantanato. Nei fatti Boemondo, fiutando che qualcosa non andava, non attacca al centro, ma divide l'intero esercito in due tronconi che assaltano i due fianchi, superando indenne le trappole. L'esercito di Alessio, dal morale bassissimo, data la pressoché imbattibilità dei nordici, fu preso ancora una volta dallo sgomento. A combattere fu solo la fanteria greca, mentre il resto, soprattutto i mercenari, fuggirono. Dopo l'ennesima sconfitta, Alessio fa ritorno a Costantinopoli. Boemondo riprende l'iniziativa avanzando verso nord-est, conquistando le principali città, prima di marciare di nuovo verso sud, verso la capitale della Tessaglia, Larissa. L'intenzione era di conquistare la città e aspettare il passaggio del generale Inverno. I normanni pongono l'assedio il giorno 3 novembre, ma la difesa della città è affidata a un veterano di nome Leone, fedelissimo dell'imperatore, il quale riuscì ad organizzare una forte resistenza che tenne le armate normanne in scacco per 6 mesi, finché la fame in città non iniziò a farsi sentire. Alessio, per salvare ancora i suoi possedimenti in Grecia, dapprima prova una cospirazione per mettere zizzania nei vertici dell'esercito normanno, diffondendo voci circa il possibile tradimento di 3 generali normanni. Queste male lingue gettarono dubbi sul comando di Boemondo. Inoltre confiscò denaro alla chiesa, comprando con questi soldi servigi di 7.000 mercenari turchi seleucidi. Nonostante la loro inimicizia, i turchi aiutano Alessio per ragioni che possono solo supporsi.
Nel 1083 Alessio inizia la sua marcia verso ovest per un'ultima decisiva battaglia, aggregando nel tragitto soldati di Salonicco e delle altre contrade greche, fino a giungere a Tricana, dove concepisce un nuovo piano di attacco. Sa tutte le sue debolezze, in primis il basso morale delle sue truppe, la minore esperienza e determinazione e soprattutto un'abilità marziale decisamente inferiore, quindi non può permettersi errori affrontando il nemico in campo aperto. Assolda una guida del posto per istruire alla perfezione i suoi generali sulla geografia dei luoghi, al fine di tendere un'imboscata. Era una soleggiata mattina di luglio del 1083 e una linea di soldati bizantini apparve nella pianura di Larissa. I generali Corticius e Meliseno agitarono i loro stendardi sfidando il nemico alla carica. Boemondo e il suo fedele attendente Brienne prendono il comando della cavalleria credendo di dover affrontare per lo più arcieri. I normanni avevano abboccato in pieno ed inseguirono il nemico fino ad un luogo chiamato Lycos Domion, la bocca del lupo. Era qui che Alessio attendeva di prendere al fianco i normanni e caricò appena gli si pararono dinanzi, ordinando ad arcieri a cavallo e peltasti di lanciare i loro dardi contro il nemico. Brienne si staccò e andò al loro inseguimento. Fu qui che i cavalieri turchi poterono colpirli senza essere a loro volta attaccati. I normanni non poterono far altro che indietreggiare, accampandosi su una piccola isola fluviale, circondata da paludi. Fu qui che Alessio diresse tutto il suo esercito, mentre Boemondo si dice aveva sottovalutato la sua precaria situazione. Tuttavia, avendo imparato la lezione, i normanni temono i cavalieri arcieri e non li attaccano più, ma difesi dalle loro corazze attendono ai loro posti, smontando da cavallo e formando una falange di fanteria, con le lance e con gli scudi. Alessio aveva inchiodati i suoi avversari che non avevano più il loro asso nella manica, ossia la carica. Erano invece fermi ed in balia dei dardi nemici. La contesa fu decisa quando una freccia colpì il portabandiera di Boemondo, generando la rottura dello schieramento. L'assedio era spezzato, i normanni battevano per la prima volta in ritirata. A questo punto Alessio, forte della demoralizzazione dovuta alla sconfitta inflitta, gioca le sue carte diplomatiche, tentando di corrompere con denaro, titoli ed onorificenze i generali normanni, al fine di far passare dalla sua parte costoro, come aveva iniziato già a fare prima della battaglia. Il seme della discordia non poteva far altro che fiorire. L'esercito di Boemondo nel caos era sul punto di ammutinare. Avendo nella fuga perso il bottino e non potendo disporre di denaro per le sue truppe, Boemondo non può competere con le lusinghe provenienti dall'imperatore bizantino. E per evitare il peggio fa ritorno in Italia, abbandonando i possedimenti in Grecia e in Macedonia, che ripassarono sotto le mani bizantine. Alessio invia un messaggio ai veneziani suoi alleati, promettendo una loro colonia a Costantinopoli. In cambio, essi scacciarono i normanni da Corfù, restituendo quei territori ad Alessio. Questo fu l'ultimo atto della campagna normanna nei Balcani, per il momento. Roberto, nel frattempo, non ha neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta del figlio, in quanto è troppo impegnato ad affrontare il caos. Alessio aveva aizzato le popolazioni pugliesi contro di lui, e solo una volta dominate queste, egli parte verso nord, con un esercito per offrire soccorso al disperato Papa Gregorio VII, attaccato dall'imperatore tedesco Enrico, che aveva ormai presa in mano la quasi totalità della città eterna. La disputa tra il Papa e l'imperatore Enrico IV di Franconia ha inizio nel 1075, quando l'imperatore decise di nominare a sua discrezione il vescovo di Milano, scatenando la reazione del Papa Gregorio VII, che nel frattempo nel 1076 emise ai danni dell'imperatore un decreto di scomunica e di decadenza dal trono regale. Enrico, temendo per la stabilità del proprio regno, preferì sottoporsi alla celebre umiliazione di Canossa nel 1077 per ottenere il perdono papale e la revoca dei decreti in suo danno. Questo episodio non mise fine alla disputa, che anzi si aggravò quando Gregorio VII favorì l'elezione di un altro re in Germania, Rodolfo di Svevia, mentre Enrico elesse un antipapa col nome di Clemente III.
Infine, favorito anche dalla morte del suo avversario Rodolfo in battaglia nel novembre del 1080, Enrico IV decise di risolvere le questioni con il papato con un atto di forza. Nel 1083 calò a Roma, costringendo Gregorio VII a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Qui, solo ed isolato, il papa poteva solo sperare in un miracolo, mentre all'esterno Enrico aveva già provveduto a far nominare nella Basilica di San Pietro l'antipapa Clemente III. Primo atto dell'antipapa fu quello di incoronare Enrico col titolo simbolico di Magno Imperatore Romano. Enrico, dopo questo atto, decise di non infierire su Castel Sant'Angelo e sul suo illustre ospite e si ritirò, temendo anche l'arrivo dei Normanni, che arrivarono alle porte di Roma nel 1084. Roberto il Guiscardo, che marcia con 36.000 uomini alla volta di Roma, con truppe che non erano solo normanne, ma anche musulmane e bizantine, si aspettava di essere trattato come un liberatore. Trova invece una guarnigione romana passata dalla parte dell'imperatore che non lo fa entrare in città. Le milizie musulmane presentavano particolari vantaggi per gli Altavilla, dal momento che essi dipendevano completamente dal loro favore personale e in caso di operazioni militari contro lo Stato della Chiesa non erano soggette ad eventuali scomuniche da parte del pontefice. Per niente scoraggiato dall'avversità della situazione, il Guiscardo pone il campo fuori dalle mura dal lato est della capitale cristiana, tenendo impegnato il grosso della guarnigione cittadina, mentre 1400 uomini, con l'aiuto delle tenebre, si staccano per portare l'attacco a Porta Latina, scarsamente difesa, e nella notte un piccolo comando, dopo aver scalato le mura, riesce ad aprire la saracinesca della piccola porta, permettendo al grosso delle forze di riversarsi in città, prendendo i romani completamente di sorpresa. Fu un saccheggio brutale. Gran parte dei resti antichi, allora ancora in piedi, e delle chiese vennero spogliati e distrutti. I musulmani misero a ferro e fuoco Roma, che bruciò dal Laterano a Campo Marzio. Ciò che si era salvato con i Visigoti e i Vandali fu distrutto dall'esercito di Roberto. Le schiere che penetrarono quel giorno in Roma non avevano però in mente né papa né imperatore. Il loro grido di battaglia era Guiscardo. Saccheggiarono e distrussero tutto quello che trovarono. Ancora 20 anni dopo, il Debrando di Tours parla di Roma come un deserto cosparso di rovine. Tutto il settore corrispondente ad Aventino, Esquilino, Celio rimase disabitato per secoli. Papa Gregorio fu odiato dai romani e ritenuto responsabile di aver provocato il più grande saccheggio, invocando quei barbari in suo soccorso. Gregorio finì in esilio a Benevento, dove morì poco dopo. Clemente III mantenne il suo ruolo e conferì di nuovo ai Normanni il ruolo di difensori della cristianità, benedicendo una nuova spedizione ad est, la quale finì ancora prima di cominciare. Infatti, Roberto rioccupò l'isola di Corfù e mise sotto assedio Cefalonia, ma proprio durante quest'ultima battaglia, colto da una violenta febbre, morì il 17 luglio 1085 all'età di circa 60 anni. Il suo corpo, privato delle parti interne che rimasero ad Otranto, fu portato a Brindisi per le onoranze funebri e poi a Venosa, dove fu sepolto nella chiesa della Santissima Trinità. Nella stessa tomba, dove riposano anche altri illustri membri della casa d'Altavilla, tra gli altri i suoi 3 fratelli, Guglielmo Braccio di Ferro, Guglielmo di Principato e Drogone. Hic terror mundi, Guiscardus, qui giace il Guiscardo, terrore del mondo, diceva la lapide commemorativa dell'abbazia di Venosa.